Benvenuti su ricettone.com. Oggi siamo ospiti della Domus Arredi di Vissone. Prosegue la nostra iniziativa Cuoco Online per un giorno. Oggi è stata selezionata Elena, che ci preparerà dei cupcake arcobaleno. Perfetto, vi lascio a Elena e alla sua ricetta. Buon divertimento! Ciao a tutti! Allora, per preparare i cupcake arcobaleno ci servono 175 g di farina, a cui andiamo ad aggiungere 2 cucchiaini di lievito per dolci e un pizzico di sale. Mescoliamo in modo che gli ingredienti si uniscono bene. Poi, a parte, montiamo 2 albumi, benissimo. Allora, aggiungiamo 50 g di zucchero, e mescoliamo. Allora, scaldiamo un po' di burro, sono 85 g. Dobbiamo soltanto ammorbidirlo, giusto per creare una cremina insieme allo zucchero, in modo che non si formino grumi nell'impasto. Andiamo ad aggiungere tutto. Burro e 100 g di zucchero. E sempre con la frusta elettrica riprendiamo la farina con il lievito e il sale e aggiungiamo piano piano. Aggiungiamo anche 175 ml di latte. E per ultimo aggiungiamo un cucchiaino di estratto di vaniglia. Mescoliamo. Prepariamo 5 ciotoline, dove andiamo ad aggiungere i coloranti alimentari per colorare il nostro impasto. Dividiamo il nostro impasto in queste ciotoline in modo equo, sono circa 2 cucchiai per ogni ciotolina. Mescoliamo tutte le ciotoline, così creiamo tutti i nostri colori. Allora, verde, arancione, viola, rosa e azzurro, appunto per creare questa armonia di colori per l'arcobaleno. Ovviamente ognuno è libero di scegliere i colori che vuole. Semplicemente andiamo a prendere la nostra teglia con dei pirottini all'interno e adesso piano piano io parto dal viola, basta un cucchiaino per ogni colore. È un lavoro delicato, per cui strato per strato, senza mischiare colori.
Quando abbiamo finito, inforniamo i nostri cupcake a 180 gradi per 20 minuti. Allora, intanto che i nostri cupcake cuociono, prepariamo la glassa per guarnire i nostri dolci. Servono 50 g di burro e 100 g di zucchero a velo. Facciamo scaldare il burro in modo da riuscire a lavorarlo. Ci aiutiamo sempre con le fruste elettriche. Allora, la nostra crema di burro deve essere così, un po' bianca. Se preferite colorarla, perché i cupcake sono colorati, basta aggiungere un po' sempre di colore alimentare e girare. Il tempo è trascorso. Dopo aver lasciato raffreddare i nostri cupcake, li tiriamo fuori e li guarniamo. L'effetto dei nostri cupcake arcobaleno è proprio questo. Se non vi piace la crema a burro, potete usare tranquillamente dello zucchero a velo per decorare. E questo è l'effetto dei nostri cupcake arcobaleno. Bene, ringraziamo Elena e guardate. Grazie, l'effetto arcobaleno è venuto bellissimo, eh? Profumo ottimo. Vi salutiamo, ringraziamo la Domus Arredi che ci ha ospitato e vi ricordo che se volete partecipare come Elena a Cuoco Online per un giorno, andate sul sito www.ricettone.com dove troverete tutte le istruzioni. Ciao a tutti! Ciao!